Ah, ora riesco a leggere. Ma è un nome. Rota! Cavolo! Il nome l'ha acceso! È il nome di una delle valchirie. Curioso. Dirò a Sindri che sono un dio. Voglio vedere che faccia farà. No. Io l'ho taciuto troppo a lungo. Ma tu devi mantenere il nostro segreto. Perché tacere ciò che siamo? È Odino che ama i segreti. Non dovremmo essere aperti come Tyr. Tyr aveva segreti e per ottime ragioni. Proteggere la gente. È saggio essere discreti. Ma non bisogna mentire agli amici o ai familiari. Sindri capirebbe e farebbe lo stesso, non teme. Allora, sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito. Oh, se arrivassimo a Jotunheim e non trovassimo più giganti? Non farebbe differenza, esaudire il desiderio di tua madre è ciò che importa. Ah! Oh, non ve ne andate, sarò da voi tra due secondi. Padre, posso dirglielo? No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Oddio, sto per vomitare. Non sto scherzando, mi viene da ribe. Non è niente. Storie di famiglia. Oh. Ah. Oh. Io potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia. Oh. Oh. Fammi indovinare. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. Tutte cose vere. E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa al riguardo, chiudi almeno. Ho capito. Sì, siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. D'accordo. Mi hai ferito. Diamo un'occhiata alle tue armi ora. Perché l'hai trattato in quel modo? Sono stufo, parla sempre del fratello. È vero, ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. È stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era una dea.
Perché non la fai portare a me adesso? No. Perché no? Siamo quasi arrivati. Ce la posso fare. Davvero? Dopo quello che hai detto di lei, ne dubito. Cosa? Che non era una dea? Era meglio di una dea. E non osare mancarle di rispetto. Ok, allora portatela da su. Sapevi che eravamo dei? Perché hai tirato fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim? Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Basta parlare di Odino e della sua famiglia. Mamma, dicevate che gli dèi erano cattivi, ma noi non lo siamo. Neanche Tyr, né Freya. Gli dèi Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Beh, non tutti. Non ancora. Magni ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno se si messi contro di noi. Thor ha incolpato me.
me per ciò che avete fatto a Magni. Mio padre mi ha chiamato codardo. Direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ho detto no. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre. L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì. Ma per poterti difendere. Mai per divertimento. Ma nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Modera quel tono, ragazzo. Come ti pare? Vabbè. Sta in guardia, ragazzo. Se Modi ci ha trovato, Baldur non è lontano. Bene, devo dirgliene qua. No, non se ne parla. Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai, perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Farò solo ciò che è necessario. Io? No. Ragazzo, qui. Ci ve ne pentirete. Oh già, questa stanza, ma dobbiamo salire.
dietro di te! Occhio! L'addestramento? Oh, parli con me? Pensavo non ti piacesse il mio tono. Segui le mie lezioni. Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Dove hai preso le lame di fuoco? Le nascondevi? Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Chi altri hai ucciso prima di me? Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringermi, ragazzo. Bene. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Ah, congratulazioni. Fratelli, state attenti. I segni sui muri delle gallerie indicano che è da poco passato un drago. Abbiamo già ucciso quel drago. Ah, davvero? Beh, dove è andato?
Che cosa dice? Dice, non svegliarlo. Fa niente, abbiamo ucciso tutti in questa montagna. Chi altro si fa avanti? Ci sono io. Ragazzo, di qua. Vabbè. Andiamo, di qua. Muori! Fermo. Ah!
L'ho preso. Vabbè. Aspettavo di trovarvi qui. Thank you.
la furia degli dèi. Andiamo, voi due. Questo silenzio è snervante. Ci stiamo solo concentrando. Ci siamo quasi. Finalmente. Ragazzo, la runa. Incidi così. Questo non è un bello spettacolo. Grazie.